che il materiale investigativo, il materiale di indagine della procura, seppur immenso. Questa serie fa cagare il cazzo, è peggio EGT, si salva solo sigla. Salve a tutti youtubers, qui è Sciarchelle, anzi Prof. Sciarchelle, Professor Sciarchelle all'opera. Allora, oggi siamo sul gioco di Camera Caffè. Pensa un po' te, io adoro Camera Caffè, proprio ci sono cresciuto e questo spiega molte cose. Vabbè, devo fare due premesse prima. Nello scorso video praticamente mi è stato detto ma il gioco fa schifo, si parla di pizza di tutto praticamente, e infatti avete ragione. Ma se non l'avete capito, questa serie è il Prof. Sciarchelle, i giochetti, tratta appunto di giochi scrausi, non che questo lo sia, però insomma non è un gran giocone, è un Camera Caffè, è un gioco passato su Discord, però insomma si tratta di giochi simpatici, ma ecco, ma non di gioconi quelli, capito, che magari voi pensavate, giochetti, no, è proprio una serie che tratta giochi di questo tipo qua, finora, quindi questo sono due che sono entrambi italiani, però questo è molto meglio di Pizzatude, vedrete, Camera Caffè il gioco, una simulazione dell'ufficio, delle bizzarre avventure di Luca e Paolo, e cominciamo, siamo scegliere di Luca e Paolo, cazzo di loro! Ah, volevo un'altra premessa, volevo farlo con Camera Caffè 2, perché se ce ne sono due, il 2 ci sono più cose, come è fatto tecnicamente meglio, però il 2 non funziona più sui nuovi sistemi di Windows, cioè da, mi pare che dal 7 in poi il Camera Caffè 2 non gira, funziona solo il primo purtroppo, che infatti se no c'era anche il 2, vabbè. Ci ho provato in tutti i modi a farlo partire, ma non gliene frega niente a nessuno, quindi cominciamo, va, le premesse della nicchia. Paolo Bitta o Luca Nervi? Io dell'esito! Dell'esito! Oh Paolo, sei qui? Cos'è Luca? Sembra come il fantasma? È una... Boh, non ho capito. Oh, che sfiga! Mia nipote l'ha fatto quest'estate. Sembrava Dumbo. No, è... Non ce la faccio leggere. Vabbè, praticamente dicono che... Salta sto filmato, non me ne frega niente, ve lo dico io. Praticamente in breve stavano parlando, non si sono neanche degnati di doppiare i filmati, nel 2 l'avevano fatto, vabbè. Dicevano praticamente che stanno arrivando dei tizi che hanno qualcosa che scotta sul loro conto, adesso non ricordo bene cosa, praticamente. Se ci tenete andate a informarvi da un'altra parte, stronzi, ecco. Quindi, ecco, praticamente Paolo e Luca sono nei guai e devono farsi aiutare da Silvano. Vediamo. Non sarà un'impresa facile. Questo gioco l'ho giocato tanti anni fa, quindi poco ricordo. È un'interna alle 11. Fai contento Silvano. Minchia, che ci vuole? Diamo una partita, gli offriamo un caffè, una partita di scarabeo e ecco, contento Silvano. Eccolo. Parla. Ehi Silvano, mi hai detto della duit... Non ho capito che cazzo è sta parola, qualcuno mi aiuti per favore. Con i super contabili che stanno per arrivare. Silvano, non ho ancora avuto il mio assegno, non dimenticare... Cerchiamo di essere gentili. Parli della duit con gli esperti contabili. Smetti di dire quella parola che non riesco neanche a dirla! A leggerla. Sono peggio di Paolo Bit. Sì, vengono mercoledì. Ti vedo preoccupato, hai qualcosa da improverarti? Attenzione Silvano, devi diventare insolente, devi darmi una mano. Perché mai dovrei darti una mano? Per tutte le carognate che mi fate tu e Luca, giustamente. Beh, il mio compagno a tutti gli anni, mia madre organizza una festicciola di casa, sarà magnifico. Peccato, è tanto voluto esserci, sì. Ma non ti ho detto quando è martedì. Peccato, avrei tanto voluto esserci. Grazie Paolo. Beh, senza rancore. Uffa, per il momento non si è visto ancora nessuno alla mia festa di compleanno.
Ma dove sono i tuoi veri amici, Silvano? Sono qui, ti organizzeremo un brindisi qui a spese dell'azienda. Sarà un compleanno da ricordare. Cosa ci serve per il compleanno di Silvano? Dei pasticcini da bere e degli invitati. Oh, sono tutto emozionato! Togo! Togo non lo dice? Cazzarola. Credo che potrebbe essere il secondo più bel giorno della mia vita. Ok. Questo martedì sera si dovrà fare una festa di compleanno per Silvano. Togo! Io. Trova da mangiare, invita almeno 4 persone e trova da bere. Ok, prima sbarazziamoci del lavoro da fare, però. Dunque, la riunione alle 11 e andiamo a fare le fotocopie. Ci sta De Marinis, Luca, tutti. Mamma mia, che spettacolo, eh! Il cesso della party. Patti, tu ci vieni al compleanno di Silvano, no? Perché sennò hai visto come ci ha dato Silvano oggi? Sì, per il suo compleanno vorrei fargli un regalo. Si organizzassimo un brindisi per l'occasione, incontriamoci martedì davanti alle 18. Sì, non mi ci vede. Vorrei anche vedere. Se non ci viene lei, che cazzo ci viene porro Silvano? Luca ci deve fare sto favore perché è per i cazzi nostri, quindi. Tu che cazzo sei, Peter? Vabbè. Luca? Bubino? Bubino! Luca, non paccare, vieni a prendersi Silvano. Perfetto. Ancora due ed è fatta, noi andiamo alla riunione. Ma che camera lenta, dai, muovite! Corri alla riunione, guarda! Ilaria! Minchia, ma è diversissima da come è fatta nella realtà. Proviamo a invitare a gusto, ma ne dubito proprio. Giorno De Marini, se organizzassimo un brindisi per Silvano. Paolo, non perdo tempo con questi miseri impiegati. Giustamente. Allora, qui abbiamo una lista dei dipendenti, di tutti i personaggi di Camera Caffè che ci sono nel gioco praticamente. Luca, Silvano, e con loro abbiamo un certo tipo di rapporto, di relazione. E qui ci fa vedere appunto in contrasto, rosso, proprio significa che tu vai via fuori dai coglioni, ti dovresti far vedere sulla faccia della terra. Neutro vuol dire che di loro, di te, niente frega quasi un cazzo, cioè se magari se possono ti aiutano, ma giusto se proprio così per disperazione. Collega, già qui quasi tutti ti aiutano, però se proprio necessario bisogna arrivare ad essere amici proprio, stringerci la mano, lì ti aiutano per forza. Ah, e qui non si vede nella barra, però se proprio arrivi a fondo dall'amico, c'è tipo il rosa che lo vai a scopà. Sì, che sia maschio o femmina. Ovviamente non è che ti fa vedere la scena, passa il tempo come abbiamo fatto le fotocopie, però va nell'archivio contabilità e. Ecco. Con Luca siamo su amicizia. Quindi magari devo fargli qualche favorino anche per aumentare un po' la barra amico, perché sennò poi andiamo a finire su collega. Silvano, siamo su neutro, quasi in contrasto. Anna, in collega, vabbè. Quindi andiamo. Gaia. È incazzatissima con noi a quanto pare, però noi proviamo tante volte per un brindisi, sai. Giorno Gaia, parla, smetta! Ecco, vedi, qui ci dice che dobbiamo. Olmo, dai, Olmo, tu ci vieni a fare brindisi Silvano. Ti piace bere, mangiare, eh. Il server ci ha mollato e devo ripararlo, quindi mi spiace, niente. Giovanna, ci vieni a brindisi Silvano. Si organizza un video di Silvano, lascia stare altri impegni, ma vaffanculo. Posso fare un cazzo, sta per finire il tempo della mattinata. Vabbè. Jessica, non credo proprio. Wanda, Wanda? Perché non sei a portare i boccioni? Stai frugando nell'armadio degli altri, Wanda, la becchina. Non è il nome di Silvano, il compleanno di Silvano, non potrò esserci, ma vaffanculo. Tutti i favori che mi hanno fatto Silvano, siete dei insensibili! Ecco. Alex, levati dal cazzo, ciccio, con tutto rispetto. Ehi, Alex, pianta, cazzo, ecco. Vedi, è neutro e dobbiamo. Pronto?
Silenzia i telefoni. Comunque, ecco, ora è iniziata la pausa a pranzo. Facciamo continua. Augusto, niente, abbiamo già chiesto. Silvano, Olmo, Patti, Gaia, Anna. Parlichiamo. Si organizzasse un brindisi per Silvano. Ci vieni, vero, troia? Ci vieni. Sì, sono contento, sto per partire, faremo il karaoke. Brava. Bisogna studiarla bene per convincere l'ultima persona. Andrea? Non credo proprio. Siete avanti? Non mi provocare. Quando ci spacca la faccia è meglio allontanarci. Luca, niente, con questa dovremo provare a... ad andare d'accordo. Ecco, perché chiacchierando si aumenta il... cioè tu chiacchierando, parlandoti dei cazzi tuoi, comunque... gli aumenta il... ecco, non tutti, perché alcuni sì, alcuni no, tocca scegliere un'attenzione a seconda della persona. Tipo con Luca si può chiacchierare di tutto, e magari appunto con Alex non gli posso parlare del fatto che c'ho l'amante, cose, perché mi viene frega, proprio perché ti odia per queste cose, ma non lo so. Ecco, invece adesso tipo gli ha fatto piacere questo discorso dei bambini, gli piace. Quelle conquiste dovrebbe essere gli amanti, credo, quindi di Gaia, non lo so se di Gaia mi frega, sì, mi frega di Gaia, del camper, racconta la barzetta, la sola barzetta si scorreggia, ah! Ecco, adesso, sono in adesso, si per Silvano, ci sarà da bere, beh, adesso sto scemo, dovrebbe essere soddisfatto, ecco, e ora andiamo a finire il lavoro. Sto gioco mi sta divertendo un casino, ragazzi, veramente, mi ha divertito sempre un botto. Nonostante sia un po' mediocre, ecco, vabbè, è un gioco anche vecchio, quindi... Adesso, bagno occupato? E noi andiamo in quello delle donne, siamo Acab! Pippo? Pippo? Di via Silvano? Non posso. Olmo, che cazzo fai?! Non era Pippo quello. Dunque, questa è Camera Caffè, il gioco. Magari se volete continueremo in un prossimo video. Per oggi è tutto. Magari nei commenti potete anche dirmi, no? Perché si possono fare anche le partite libere. Quale personaggio volete che usi? Magari con chi volete che lo faccia innamorare, con chi volete che lo faccia schifare. Che ne so, quale cazzo farlo, insomma. Dite, suggerite se volete una serie su Camera Caffè, il gioco. E quindi noi ci vediamo. Ah, e se avete anche una suggerizione per far partire Camera Caffè 2 su cazzo di Windows 8, fammelo sapere. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao dal professor Sharkelley.